E sulla nomina di Corrado Gisoni, commissario straordinario del sistema idrico del Gran Sasso, si registra la dichiarazione del vicepresidente nazionale del WWF, Dante Caserta, intervenuto stamani a Pescara a margine di una conferenza stampa per l'avvicendamento alla guida dell'associazione del Panda nella nostra regione. Indubbiamente un passo avanti importante. Noi abbiamo espresso come osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso fin dall'inizio una serie di perplessità rispetto ai contenuti di questo commissariamento, legati principalmente al fatto che ancora una volta c'è poca chiarezza per quanto riguarda gli interventi che devono essere fatti, si ripartirà o meno da quelli che sono stati i lavori fatti dalla Regione nei due anni precedenti, questo non è stato chiarito. Non si dice nulla per quanto riguarda il fatto che vanno tolte subito una serie di sostanze pericolose che sono stoccate all'interno dei laboratori di fisica nucleare, non si dice nulla per quanto riguarda la partecipazione delle associazioni, dei cittadini, che è stato un elemento negativo. Detto questo, noi auspichiamo che questo rappresenti però effettivamente un punto di svolta, perché sono 700.000 abruzzesi che aspettano da oltre 20 anni, perché questo problema va avanti da oltre 20 anni, la soluzione è una messa in sicurezza definitiva di tutto il sistema. In merito all'imminente nomina dei presidenti dei parchi abruzzesi, Caserta ha aggiunto ancora: anche qui arriviamo con un forte ritardo per quanto riguarda le nomine dei vertici dei parchi nazionali, sia della Maiella che del Parco Nazionale d'Abruzzo. Noi abbiamo mai fatto come associazione questioni riguardo ai nomi. L'importante è che venivano fatte queste nomine, persone di competenza che effettivamente, insomma, stiamo parlando di soggetti che sono stati individuati per adesso, che ci sembrano comunque che abbiano una loro competenza in materia. Adesso si tratta di vedere effettivamente quello che succederà. E come già detto, dopo 7 anni il giornalista Luciano Di Tizio lascia il suo incarico e cede il posto a Filomena Ricci, dottore di ricerca in scienze ambientali, già direttrice dell'OASI WWF Gole del Sagittario. Una cosa importante secondo me in questi anni è stato aver ristrutturato il WWF Abruzzo, cambiando completamente l'organizzazione precedente, e credo che sia una riorganizzazione che funziona, con 4 strutture territoriali, parecchie oasi, tanti centri per l'educazione ambientale, una struttura che funziona e che ha dato ottimi risultati appunto in questi 7 anni, tante le battaglie vinte. L'Abruzzo è una terra eccezionale dal punto di vista della biodiversità, abbiamo habitat e specie protetti dalla Comunità Europea, abbiamo animali come il lupo, il camoscio appenninico, ovviamente l'orso bruno marsicano, che è una sottospecie unica al mondo, quindi il WWF si sta impegnando per il raddoppio della popolazione nel 2050 con il progetto 2x50.